Palla che termina in area, Caruso, poi allontana Figliomeni. Attenzione a Carbone, carica il destro, Carbone, pallone sull'esterno della rete. O meglio, vicino alla rete, vicino all'esterno della rete. Ha tirato a botta sicura il numero 4 del Gioiosa. Palla poco lontano rispetto allo specchio della porta difesa da Caruso. All'indietro per Carlino, lo scambio ancora con Angio, intanto arriva di gran carriera Macri che soffia la sfera al suo diretto avversario, attenzione a Macri, Macri in area, il sinistro, la deviazione di Luca e sarà calcio d'angolo, ha provato a evitare il tiro della bandierina il numero 6 del Gioiosa, la rincorsa del numero 9 della formazione bianco-azzurra, lo spiovente allontana Carbone, poi 40 ci prova in qualche modo, Carbone, Picella, Libri, Roccisano, Carbone, il lancio verso Libri, in gioco Libri, il tiro di Libri, non c'è nessuno a deviare in area piccola con un tap-in, Roccisano non riesce a mantenere il pallone in campo, il numero 5 del Gioiosa Angio. La conclusione sporca di Panetta, c'è una deviazione. No, almeno abbiamo avuto questa impressione che ci fosse stata una deviazione. 0-0 invece il risultato. Calcio di punizione di Serra. Allontana Carbone. Poi Panetta. Mario Fuda dal volo. Buona l'idea, meno buona l'esecuzione. Palla terminata almeno di un paio di metri al lato. Buona partita. Patrizio, Mario Fuda. Mario Fuda sulla sinistra verso Macri. Un po' sporco il suo controllo, arriva comunque Serra, si incrocia anche Luca che riceve. Luca, davanti a lui Cortale, parte un cross in una zona dove non c'è nessuno. Attenzione a Serra! E il Siderno passa in vantaggio! Passa in vantaggio al minuto numero 41 con Mimmo Serra che si è ritrovato sul piede un pallone d'oro, un pallone inatteso al centro dell'area e ha colpito di giustezza di destro ingannando Carlino. Al 41esimo Siderno in vantaggio a 40, ancora Siderno in avanti, rimpallo che favorisce Serra, c'è Figliomeni in avanti, la prova, la conclusione, non c'è nessuno per il tap-in dopo la respinta di Carlino. Il sombrero su Carbone subisce fallo. Calcio di punizione per il Siderno. Ma non c'è tempo per batterlo perché il direttore di gara dice che va bene così per la prima frazione di gioco. Tutto pronto per la ripresa delle ostilità qui al comunale di Gioiosa Ionica. Primo tempo che si è concluso col punteggio di 1-0 a favore del Siderno. Serra, Figliomeni. Figliomeni vince un rimpallo, si accentra Figliomeni, prova il sinistro, palla alta, tutto il Gioiosa nella metà campo avversaria ad eccezione del portiere Carlino, lo spiovente in area, sfiora Roccisano, arriva poi Mazzone ma quando la sfera ha già oltrepassato la linea di fondo, Mazzone, poi Carbone. Carbone in avanti, in scivolata, Garabetta ci prova, Roccisano, palla che termina poco lontano dallo specchio della porta, accettata da Serra, arriva di gran carriera Macri che riceve sul settore di sinistra, Macri ha davanti a sé Cortale, va a servire Fuda, carica il destro Fuda, pallone di poco al lato, non ha impresso la forza necessaria il numero 8 del Siderno, Rocco Panetta, lo scambio con Minnella, poi Vincenzo Carbone. Arriva Cortale dalle retrovie e riceve, Cortale, parte il cross, sfiora soltanto Minnella che era nella traiettoria dopo il liscio di Fabio Figliomeni. Carbone, Minnella in posizione d'interno, va a servire Libri, Libri ha davanti a 6.40, ancora Libri che riesce a crossare Minnella, il sinistro smorzato da parte di Garabetta. Pallone in area, allontana Spanò, poi Politi,
Vincenzo Carbone verso Mazzone Roccisano, si è girato la deviazione di Carabetta in calcio d'angolo, invia il pallone in maniera che si impenni tantissimo, poi Giuffrida, Libri, buono lo stop di Libri, ha davanti a sé Giorgione, Libri, entra in area Libri, il cross sull'esterno della rete. Quattro uomini in barriera, la rincorsa di Minnella. Fischia il direttore di gara, parte Minnella, respinge la barriera. Poi arriva Libri. Cross nettamente fuori misura da parte di Libri. Poi di testa Fabio Figliomeni. Attenzione a Libri. Libri controlla il pallone, arriva Giorgione, cross a Libri, di testa Roccisano. Palla che sorvola di pochissimi centimetri la traversa. Al 47esimo il colpo di testa di Roccisano. Su cross di Libri. E sfiora la traversa il Gioiosa nei minuti di recupero. Il rinvio di Carlino. E finisce qui il Siderno. Targato mister Mollica, ottiene questo preziosissimo successo esterno sul campo di un buon Gioiosa. 1-0 il gol realizzato da Serra al 41esimo del primo tempo.